Però è chiaro che tutto questo richiede anche che l'Unione Europea non si consideri unicamente come potenza civile, ma si dia gli strumenti anche di essere attore militare. E questo non vuol dire creare un esercito europeo, nel senso che nessuno chiede ai nostri giovani 19 anni, a parte che ormai la leva obbligatoria non è più da nessuna parte, ma non si tratta di perché morire per l'Europa, come si chiedeva, no? Perché morire per Danzica o perché morire per Maribor, questo è stato Maribor, vi ricordate quando esplose il conflitto nei Balcani, ma cominciare a lavorare su un corpo di militari professionisti che in maniera sempre più integrata costituiscono uno strumento militare più efficace di quelli che abbiamo oggi per permettere all'Europa di fare azioni di stabilizzazione, di garantire la stabilità, di garantire la sicurezza, di essere presente soprattutto nelle aree vicine come attore integrato, perché la realtà è che da tempo, anche in termini di sicurezza, gli stati nazionali non sono certamente più i soli attori militari. Abbiamo nuovi attori militari, uno di questi è Daesh, uno di questi è terrorista islamista. Altri attori sono imperiali, nel senso della loro potenza, della loro capacità economica, militare. La Cina non è uno stato nazionale, la Cina ha dei connotati di impero nel XXI secolo, gli Stati Uniti pure, non è una connotazione di valore, però è così, la realtà è questa, in confronto a alcuni stati ordinari, medi, hanno delle caratteristiche imperiali, in termini di influenza economica, in termini di strategie geopolitiche, in termini di forza militare, in termini di spesa militare. È evidente che gli europei non possono continuare a avere 28 eserciti divisi, 19 forze aeree, 18 forze navali, a spendere a 28 più di quanto spendono cinesi, siriani, sauditi per avere una capacità di impatto militare che è di gran lunga inferiore ai russi, ai turchi o magari agli stessi sauditi. Questa è la questione. Non mi sembra utopico, in tempi di restrizione di bilancio, mi sembrerebbe di grande realismo porre la questione di un corpo militare europeo di professionisti che darebbe la possibilità all'Europa in quanto tale, ovviamente in maniera interoperabilità, garantendo l'interoperabilità, l'integrazione con la NATO, tutte le missioni che sappiamo, ma darebbe la possibilità all'Unione Europea di essere attore militare, quindi attore che ha diritto a partecipare ai processi di stabilizzazione e a partecipare ai processi di ricostruzione in quanto tale. Credo che ci guadagnerebbero tutti e ci guadagnerebbe anche la stabilità dell'Europa e di quell'arco di instabilità che ci circonda. All'inizio del 2000 parlavamo di un arco di paesi amici, un anello di paesi amici con cui dovevamo condividere tutto tranne le istituzioni, era questo l'obiettivo della politica di vicinato. Adesso abbiamo un arco di instabilità con l'Unione Europea con cui possiamo condividere tutto tranne la stabilità e la pace. Credo che anche per questo occorra una risposta più coraggiosa e extra ordine da parte dell'Europa anche in campo militare. Vi ringrazio.